25 marzo 2024. Lodati siano i santi cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Cari fratelli e sorelle, cari romanisti, la pace sia con voi. L'Occidente, tutta l'Europa, assopita e fragile, vulnerabile e disorganizzata, aprirà gli occhi all'ultimo momento e sarà troppo tardi. Il cielo ci ha fatto ascoltare rumori di guerra, venti di guerra attraverso messaggi e segni. Che cosa abbiamo fatto noi concretamente? Avvenimenti ecclesiastici nazionali e internazionali, delle importanti crisi geopolitiche, tensioni esacerbate, visibili e invisibili, delle rivalità, delle fratture, avranno nel 2024 delle ripercussioni sulla nostra vita. Di fronte a questo clima religioso, sociale, politico ed economico che si deteriora a grande velocità, io vi chiedo di restare informati, di pregare perché l'ordine romano di Maria Regina di Francia possa avere una voce determinante nell'ultimo trimestre del 2024. Noi vi saremo molto vicini. Saremo vicini alle vostre diocesi, alle vostre parrocchie, alle vostre comunità, alle vostre famiglie, ai vostri focolai di preghiera. Il tempo del silenzio non supererà la durata di un anno. Può essere abbreviato, diminuito, attraverso delle ferventi preghiere. Noi saremo al vostro fianco e molto prossimamente, con la diffusione di una lista completa di direttive, di raccomandazioni utili per il tempo a venire. Dei picchi di tensione nei mesi e anni che seguono ci faranno trovare di fronte a delle grandi difficoltà, soprattutto nell'ambito della alimentazione e della energia. L'Europa si appresta ad installare dei collegamenti di gas nel Mediterraneo. Il lento evolversi, cambiamento del Medio Oriente tra le mani della Russia, della Cina e dei loro alleati non è che il primo passo di un piano ben organizzato per distruggere e dividere l'Europa. Man mano che i conflitti si moltiplicano e si propagano, man mano che l'incertezza cresce sui diversi campi, diciamo, di battaglia, il nostro sentimento di impotenza ci spinge ad affermare che siamo certamente ad un punto di svolta della storia. La paura ci paralizza quando usciamo dalle nostre zone di conforto, quando non riusciamo più a gestire niente ed è così che perdiamo fiducia. Dobbiamo restare in preghiera davanti alla Santissima Eucaristia, all'immagine della Madonna della Riparazione, con la ferma speranza che noi non saremo né soli né abbandonati. Noi passeremo dalle tenebre dell'angoscia alla luce della sicurezza, della fiducia. Ponendo l'immagine di Nostra Signora sul nostro cuore, ella farà svanire le nostre inquietudini e ci aprirà alla sua tenerezza. Non lasciamo che vi sia alcuna breccia nella nostra vita di cristiani romanisti. Nel sì della Vergine Maria, Dio ci chiama a suo servizio per un mondo libero. Nel sì della Vergine Maria, ancoriamo la nostra speranza. Quando la guerra diviene la fa da padrona, ecco, nel mondo, possa la gloriosa sovrana, Maria Regina della Pace, la madre del vero sì, mettere sulle nostre labbra questa invocazione potente. Maria, Madonna della Riparazione, Madre mia, fiducia mia, speranza mia e salvezza mia, pregate incessantemente per noi che ricorriamo a voi. In comunione di preghiera di riparazione, il fondatore dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia.